Grazie, grazie a Marco che è stato un po' l'anima di tutto questo. Sono veramente orgoglioso, l'ho già detto ieri sera, di essere qui con voi in questo momento. Ieri sera abbiamo aperto questi 3 giorni di scuola con i due eventi pubblici, entrambi direi molto interessante. Per chi ha partecipato al dibattito, direi che sono anche emerse alcune provocazioni, alcune posizioni anche diverse, che adesso da stamattina in avanti potremmo ritornare su cui potremmo tornare a riflettere per capire un attimo anche non dove sta, secondo me, la ragione, perché non, appunto, la ragione non è il caso che sia solo di una parte, ma per capire, a mio giudizio, come le due posizioni emerse ieri sera, quindi da una parte chi diceva le cose si possono cambiare solo con i partiti per estremizzare e quindi stando dentro i partiti e avendo un ruolo diverso e costringendo i partiti a cambiare, e dall'altra chi invece diceva in questa situazione è indispensabile e si può cambiare solo stando fuori e quindi creando movimenti, creando cittadinanza che spinga dal di fuori. Credo che tra queste due posizioni, a mio giudizio, non è giusta né una né l'altra, probabilmente bisogna trovare l'equilibrio, la formula giusta perché entrambe possano convivere e permettano di cambiare l'approccio alla politica. E apriamo stamattina i momenti per gli iscritti alla scuola, una cinquantina di persone di un territorio ampio, direi. E anche come provenienza e come ruolo direi abbastanza ampio, anche se prima la riflessione che facevo con qualcuno è che non ci sono molti amministratori, e su questo va sicuramente fatta una riflessione, e quindi in questo caso prevale la posizione del dire bisogna cambiare da fuori. Al di là delle battute, credo che comunque da questa scuola potrebbero anche rinascere dei futuri amministratori, quindi ben venga, secondo me, questa composizione. Stamattina ci accompagneranno nella riflessione Alessio Ciacci, ex assessore del comune di Capannori, poi eventualmente potrebbe anche spiegarci la cosa se gli fa piacere, e Livio De Santoli dell'Università della Sapienza e Francesco Vallerani di Ca' Foscari Venezia. L'argomento che tentiamo di aprire stamattina è quello delle forme di democrazia partecipativa, trattino deliberativa, che si possono costruire nella situazione istituzionale attuale. Io non mi dilungherei di più, ma lancerei l'apertura dei relatori, chiedendo ad Alessio Ciacci, che a Capannori ha provato, direi, a mettere in piedi tutta una serie di iniziative creando spazi di partecipazione, come secondo lui questo passaggio da una democrazia solo rappresentativa a una democrazia partecipata e in prospettiva a una democrazia del basso che possa anche decidere, è possibile farlo. E eventualmente anche non so se la sua uscita dall'amministrazione sia in qualche modo legata anche a delle difficoltà che ha trovato rispetto a questo fronte. Lo dico perché ne riflettevo con qualcuno, anche noi stiamo trovando qualche difficoltà all'interno delle amministrazioni a proporre certi approcci. E potrebbe essere questa anche la sede per condividere quali sono le difficoltà e quindi tentare di superarle. Buongiorno a tutti e a tutti, grazie innanzitutto per questo invito e complimenti per questa bella iniziativa a cui purtroppo diciamo, posso partecipare solo stamattina perché oggi pomeriggio sono con Luca Cioretti che era con voi anche ieri sera, ho visto dal programma appunto la festa nazionale Comuni Virtuosi che abbiamo a Reggio Emilia. È un particolare piacere essere qui e condividere queste riflessioni, queste strategie, perché credo siano le riflessioni e le strategie centrali, appunto, su cui lavorare per costruire un'idea di democrazia che è quella che più si avvicina alla realtà del termine e non quella, se
della delega, diciamo, a qualcuno di amministrare gli enti locali o la politica in generale, proprio perché io, diciamo, porto quello che è stato il nostro impegno a Capandari, ma non solo nei movimenti e nell'associazionismo, perché nella nostra realtà, che è quella della provincia di Lucca, abbiamo iniziato a lavorare sui temi dei beni comuni proprio quando, diciamo, nei movimenti, nell'associazionismo c'era un grande fermento, era il 2000-2001, e portammo proprio per la mobilitazione di Genova due temi fondamentali, uno l'economia e uno i beni comuni. Sull'economia lavorammo per capire quali erano le dinamiche globali locali che le multinazionali, l'economia legata alle multinazionali faceva ricadere anche sul territorio, e il secondo, quello dei beni comuni, soprattutto sull'acqua, intrecciando la stessa riflessione, cioè le dinamiche globali come ricadono sul locale e viceversa, come possiamo incidere sul locale ma dando anche dei messaggi a livello globale. Abbiamo su questi temi lavorato moltissimo con associazioni, con movimenti, e abbiamo, anch'io, ma diciamo, non solo io, diciamo, un movimento che ha preso parte a questa esperienza, ha avuto anche una parentesi importante istituzionale per 6 anni con il Comune di Capannori, che ha voluto, diciamo, aprire, diciamo, le porte a temi come importanti, quello della sostenibilità e della partecipazione, su cui abbiamo creato alcuni strumenti che poi neanche ideato, perché li abbiamo visti applicati in tanti altri comuni a livello internazionale e nazionale, abbiamo cercato con il nostro spirito di adattarli al contesto locale. E poi, appunto, nella seconda parte del workshop senz'altro entriamo più in dettaglio. Senz'altro la riflessione da cui siamo partiti è quella per cui la democrazia rappresentativa, diciamo, non può inquadrarsi come, diciamo, l'esaustività della partecipazione politica, e quindi devono alimentarsi continuamente da parte sia dal basso, quindi nei movimenti, nell'associazionismo, ma anche da parte delle istituzioni, soprattutto quelle locali, continua partecipazione con la creazione proprio di strumenti partecipativi veri e propri. E così come spesso si parla e si sente parlare di sostenibilità, avendo altrettanto poco spesso la misura di cos'è sostenibilità, di quanto siamo insostenibili e come possiamo cercare di diventare sostenibili, quindi valutandolo, quindi con anche criteri oggettivi e di misura, altrettanto spesso si sente parlare di partecipazione e altrettanto poco spesso si ha, appunto, la consapevolezza di cosa sia, di come si possa tradurre il termine partecipazione in strumenti effettivi. E l'altra ambiguità che dobbiamo superare è tra due termini che sembrano simili, anzi sembrano proprio la stessa cosa ma sono ben distanti, che è, diciamo, percorsi partecipati e percorsi partecipativi. Che differenza c'è? Senz'altro molti conosceranno la differenza, ma insomma, per fare un po' il punto e da questo partire. Qui mi leggo all'esempio di Capannori, che poi nel workshop approfondiremo. Abbiamo cercato di nell'esperienza capannorese di unire questi due diversi approcci, il partecipato e il partecipativo. Abbiamo quindi avviato un percorso sfruttando anche le opportunità che abbiamo in Toscana di una legge regionale che dà anche un sostegno economico agli enti locali, ma anche alle associazioni e movimenti che vogliono attuare percorsi di partecipazione. Abbiamo, appunto, voluto avviare un percorso che, diciamo, figlio di tante altre esperienze da cui abbiamo attinto in termini di consapevolezza e di progettualità, che in questi anni, da Porto Alegre a Grottammare, a tantissimi altri comuni, anche italiani, che hanno fatto questi percorsi, cercando di capire, appunto, quali sono i pregi e i difetti delle due principali scuole di pensiero che dietro ai bilanci partecipativi, che sono, diciamo, uno degli strumenti principe di partecipazione attiva della cittadinanza, vedono, appunto, un'impostazione un po' diversa. Dall'altra, appunto, la scuola che è nata a Porto Alegre dei bilanci partecipativi, diciamo, assembleari, dall'altra invece quella attuata poi in tanti altri contesti con il metodo invece estrattivo.
E solo qualche accenno, perché poi approfondiamo dopo nel workshop. Da una parte il metodo quindi assembleare, che è più democratico, tra virgolette, perché è aperto a tutti, quindi dà a tutti la possibilità di partecipare, dire la propria. E in genere appunto si ha la consapevolezza di un budget a disposizione, messo a disposizione del percorso partecipativo, e le persone che partecipano alle assemblee magari leggono i propri rappresentanti che fanno da interlocutori con l'amministrazione comunale e decidono quindi come utilizzare queste risorse. E questo ha il pregio appunto di essere aperto a tutti, ma il difetto è che spesso nelle assemblee intervengono persone che sono già sensibili, quindi va un pochino a mancare l'intento di arrivare al cittadino, magari che normalmente non partecipa ai meccanismi deliberativi. E dall'altro appunto il metodo che noi abbiamo scelto, ma che non è il migliore in assoluto, ma che secondo noi aveva qualche criticità in meno, cioè quello dell'estrattivo, cioè quello di andare a pescare a sorte delle persone, quindi normalmente magari mai avrebbero pensato di partecipare all'assemblea, ma che se coinvolte possono portare un contributo importante e possono quindi aumentare la consapevolezza diffusa sul territorio di quanto sia importante, quanto siano importanti gli strumenti deliberativi. E quindi nel nostro percorso, dicevo prima, abbiamo cercato di unire la filosofia partecipativa con quella dei percorsi, delle esperienze di partecipazione attiva con quelle di partecipazione in generale. E cioè l'esperienza che abbiamo fatto si divide in tre step. Da una parte appunto la selezione sul metodo, quello estrattivo. Dall'altra la formazione di questo campione di 80 cittadini rappresentativi comunque del quadro comunale, perché seppure è una situazione a sorte che compone un campione rappresentativo, quindi sia per fasce d'età che per distribuzione geografica. Dall'altra la prima fase di rendicontazione, e cioè appunto di partecipazione, un bilancio partecipato, a differenza di un bilancio partecipativo, è un bilancio che quindi rende partecipi i cittadini di come l'ente comunale l'anno precedente ha utilizzato le risorse. Quindi è un passo in più importante, che appunto dà al cittadino la consapevolezza quindi di capire il contesto, di capire quante risorse ci sono, come sono state utilizzate, con che criterio sono state suddivise, come sono erogati i servizi, e quindi magari anche dare dei suggerimenti, delle critiche, delle proposte per migliorarli. E nella seconda fase, quella appunto più partecipativa, sempre però queste 80 persone fanno delle ipotesi su come investire le risorse che il Comune ha messo a disposizione. E quindi si passa da appunto uno strumento partecipato, che quindi rende partecipi ma che comunque prevede una passività da parte di chi riceve l'informazione, a uno strumento che invece è partecipativo, perché dà appunto gli strumenti operativi, per questo democrazia deliberativa, perché i cittadini possono deliberatamente appunto deliberare, quindi decidere come utilizzare queste risorse, che nel nostro caso sono 500.000 euro per investimenti che i cittadini decidono di attuare. Questi 80 cittadini, dicevo, fanno delle ipotesi, ma che poi diciamo sono condivise, quindi la decisione su poi quale tra queste ipotesi viene realizzata con tutta la cittadinanza, con strumenti, con lo strumento del voto aperto non solo a tutti i cittadini che possono votare, ma anche ai minorenni, ai 16 anni e agli immigrati che non hanno ancora diritto di voto ma che vivono sul territorio, pagano, contribuiscono al bilancio comunale come gli altri, quindi hanno lo stesso diritto degli altri di partecipare a questa importante decisione. Ecco, questo percorso, che magari all'inizio, nella prima esperienza, poteva generare anche un po' di scetticismo da parte di chi magari non è abituato a concepire, che è abituato a concepire solo il meccanismo della delega e quindi a affidare altri le scelte per il proprio territorio, quindi concependo la democrazia solo con il metodo del voto, e invece progressivamente vedendo la realizzazione concreta di opere che appunto con consapevolezza diffusa sono state decise direttamente dalla cittadinanza, questo
progressivamente ha cambiato anche un po' la sensibilità di tante persone, ha avvicinato alla sfera comunale tante appunto coscienze e conoscenze che prima magari erano lontane e non tendevano ad avvicinarsi alla partecipazione attiva, ma che invece avendo questo piccolo, ma che poi progressivamente sempre più grande strumento, si sono man mano avvicinate, quindi si è creata consapevolezza, si è creata appunto, io credo, comunità, perché senz'altro diciamo, la riflessione dei beni comuni parte dall'ambiente, parte dall'acqua, dai servizi, uno senz'altro dei principali beni comuni è senz'altro come governiamo i beni comuni, cioè con quali strumenti anche di amministrazione, quindi con quali strumenti decidiamo di organizzare a livello appunto locale le risorse di tutti, quindi con la decisione più importante che è senz'altro l'atto di indirizzo sul bilancio comunale, e quindi aprire il bilancio, quindi uno strumento principe per l'amministrazione locale, a decisioni che non sono solo dell'ente ma sono condivise con la cittadinanza, noi abbiamo visto, crediamo sia uno strumento davvero importante per costruire sia maggior consapevolezza, sia costruire comunità, ma appunto costruire anche un'idea di ente locale, di politica per il bene comune. E lo stesso percorso di partecipazione, diciamo, anche se con strumenti e metodi diversi l'abbiamo attivato su altre tematiche, come quelle dell'ambiente, dove abbiamo costituito delle commissioni comunali, dove oltre alle commissioni insieme, diciamo, le commissioni consigliari tematiche hanno aperto alla partecipazione della cittadinanza, dell'associazionismo del territorio che si occupa di varie tematiche, vuoi l'ambiente, la mobilità, l'energia, alla possibilità quindi di approfondire le tematiche insieme al consiglio comunale e di dare e formalizzare atti di indirizzo che quindi valorizzano i saperi diffusi, valorizzano le esperienze e le conoscenze del territorio e danno anche un supporto importante all'amministrazione locale, che quindi diciamo parte senz'altro con una marcia in più di un aiuto che viene dai movimenti. E qui mi leggo diciamo all'introduzione che prima facevi tu, cioè del fatto che da una parte appunto c'è una partecipazione importante, fondamentale per l'avanzamento democratico che viene dalla spinta dei movimenti, dell'associazionismo e dei comitati, dall'altro c'è una politica che altrettanto poco spesso purtroppo si apre alla partecipazione attiva e quindi che delega e ciò che interpreta la delega non come strumento di potere ma come un'occasione di creazione di cambiamento diffuso, condiviso e patrimonio della comunità. E la fusione di queste finalità, e quindi da laddove è possibile, da una parte con la forzatura dei movimenti, dall'altra con la spinta degli enti locali, davvero si possono costruire, anche dalla nostra esperienza, ma da miriadi di esperienze in giro per l'Italia e per il mondo, grandissimi risultati. Se non è l'argomento di stamattina, ma se dalla nostra esperienza ci dicevano fino a qualche anno fa che sancire un obiettivo come quello che ci siamo posti per primi in Italia verso rifiuti zero era parlare di utopia, in realtà appunto con la tenacia con cui ci abbiamo lavorato, con la voglia di coinvolgere i cittadini, le associazioni, i movimenti, oggi abbiamo costruito dei risultati che non sono ancora, per carità, rifiuti zero, ma ci si stanno avvicinando con obiettivi intermedi molto superiori rispetto a quelli che ci eravamo dati quando nel 2007 abbiamo aderito, con 125 comuni che nel frattempo hanno aderito a questa stessa strategia, con decine di aziende che stanno condividendo questa filosofia e con un movimento che cresce, che proprio nelle settimane scorse ha presentato una proposta normativa a livello nazionale su cui oggi si sta raccogliendo firme e su cui si vuole condizionare sempre di più il dibattito politico, perché senz'altro 120 comuni è un numero importante, ma siccome purtroppo la politica nazionale va in altra direzione, un'unione tra questi enti locali che stanno crescendo, i movimenti e le associazioni che a livello nazionale su questi temi lavorano è uno strumento essenziale che serve a far maturare consapevolezze, a cambiare i rapporti di forza e gli indirizzi su questi temi così importanti
quali la sostenibilità e la partecipazione. Allora, non mi voglio dilungare troppo perché poi possiamo poi approfondire nei workshop. Grazie ad Alessio. Il tema successivo, quello dell'energia, l'abbiamo probabilmente sempre sentito molto collegato ai concetti di sostenibilità, ma meno magari ai concetti di partecipazione. Chiacchierando prima in macchina con Livio De Santoli, la riflessione che ho fatto io è: ma allora anche sulle tematiche dell'energia si può fare partecipazione? E il termine comunità energetiche, di cui ci parlerà adesso, credo che sia proprio appropriato per unire il concetto di energia con quello di partecipazione. Sì, grazie. Tanto complimenti per questo bellissimo momento di incontro. Si sente proprio la necessità di approfondire questi temi, soprattutto a mio modo di vedere, interdisciplinari. Per quello che cercherò di dire anche dopo e poi magari di sviluppare nel workshop. Allora, non c'è, a mio modo di vedere, niente di più attinente al fenomeno partecipativo del modello energetico. Anche se, e questa è l'altra faccia della medaglia, non c'è niente in questo momento di più lontano nel modello energetico per il processo partecipativo. Quindi la cosa che bisogna fare in questo momento è quello di modificare radicalmente le cose. Perché dico che siamo molto lontani dall'affrontarlo in questo istante? Perché è successo un fatto molto importante in questi anni. Così come qualcuno, lo diceva Alessio prima, qualche anno fa diceva dell'utopia dei rifiuti zero, qualche anno fa, e stiamo parlando di 4-5 anni fa, non è che stiamo parlando di chissà quanto, ci diceva che con le fonti rinnovabili non andavamo da nessuna parte. Io non so quanti se lo ricorderanno questa storiellina bellissima. Sì, fatele queste rinnovabili, figuriamoci se non possiamo fare le rinnovabili. Chi è che può essere contrario alle rinnovabili? Il sole, il vento, l'acqua. Però è una piccola porzione, un piccolo contributo rispetto alla massa critica dell'energia di cui una nazione ha bisogno, capite? Quindi non si può, fate pure, tenetevi i vostri spazi piccolini, fate vedere quanto siete bravi, troppo alti i costi, troppo bassa l'efficienza, troppo difficile la organizzazione, quindi continuate a farla e poi vedremo. Che cosa è successo? Adesso il motivo per il quale è successo è oggetto di una riflessione a parte e le storture del modello anche in questo caso andrebbero analizzate, però magari lo facciamo... Ma è successa una cosa importante. Oggi, in questo momento, il 30% dell'energia elettrica prodotta in Italia è rinnovabile. E guardate che il 30%, a parte che un numero significativo, una quota significativa, è il massimo che possiamo ottenere in queste condizioni, cioè nelle condizioni di un modello che era nato 100 anni fa sotto altri auspici, sotto altre situazioni, sotto altre condizioni al contorno. È il massimo. Ogni watt che in questo momento mettiamo sulla rete elettrica da rinnovabile, qualunque rinnovabile essa sia, comporta un problema, perché il modello non è più capace di assorbirne quantità superiori. Quindi delle due l'una: o smettiamo, ci accontentiamo di questo e cerchiamo una convivenza il meno muscolare possibile, perché adesso siamo in una fase talmente critica che i due mondi si stanno scontrando, e cerchiamo di ritirarci in buon ordine rispetto alla ineludibilità del processo, che ormai va in quella direzione. Adesso le storie possono essere tante, possiamo metterci d'accordo sugli anni, 2 anni, 3 anni, 10 anni, 20 anni, ma quella è la strada e noi ci facciamo da parte. Oppure non è possibile accettare nessun compromesso e bisogna cominciare un periodo di transizione vero, reale, concreto, che vada in un'altra direzione.
Guardate che i 100.000 occupati solo nel fotovoltaico degli ultimi 4 anni, con tutta una serie di cose da 2 anni a questa parte che hanno ostacolato lo sviluppo, adesso poi sono cose tecniche, se volete lo possiamo approfondire, è un fatto che va in netta controtendenza con la crisi economica. Cioè la crisi economica in Italia è enorme e coinvolge tutto tranne che l'energia, e se volete tranne che un aspetto dell'energia, perché le centrali a gas, le centrali termoelettriche tradizionali lavorano in questo momento, grazie a quel fenomeno che vi ho detto del 30% della quota, meno della metà delle ore che potrebbero funzionare, e questo comporta un danno economico, finanziario e sociale enorme, che mette in evidenza 2 cose: la poca lungimiranza imprenditoriale di coloro i quali hanno fatto degli investimenti sbagliati fino a ieri, attenzione, fino a qualche mese fa si costruivano e si costruiscono ancora centrali termoelettriche a gas di migliaia di megawatt, ancora 2 anni fa abbiamo fatto un referendum. Io vorrei chiamare quelli che perfino al referendum hanno fatto una battaglia a favore del nucleare pazzesco. Adesso, indipendentemente sul nucleare in sé, se è giusto o non è giusto, questo ognuno di noi poi sappiamo come la pensiamo, ma che ci facevamo se di un'altra centrale da 1000 megawatt, da 2000 megawatt, che ci facevamo? Visto che le centrali sono ferme, sono chiuse, perché la quantità di energia che mettiamo sul mercato ogni giorno è il doppio rispetto a quella di cui abbiamo bisogno. Che ci facevamo? Qualcuno me lo deve spiegare. Cosa ci facevamo? Era il mondo fatto del monopolio e delle lobby che insisteva, e insiste ancora purtroppo, a voler perseguire su quella strada. Qual è quella strada? Che è la strada che dobbiamo spazzare via. Scusate il termine forse un po' troppo deciso. Magari c'è il periodo di transizione, su questo tutti quanti siamo d'accordo, non è che da domani mattina cambiano le cose, però dobbiamo togliere, dobbiamo eliminare, dobbiamo superare, è la strada del contrario del monopolio, è la strada del contrario dell'accentramento, è la strada che va in senso contrario all'appropriazione personale, agli interessi di parte, è la strada che va in senso contrario al grande immobilizzo di capitali, è la strada che va in senso contrario agli 8 miliardi che stamattina hanno confiscato a Riva, capito? 8 miliardi confiscati sono il doppio della manovra dell'IMU e sono una parte piccola, immagino, no? Del cumulo di soldi che i Riva hanno fatto sulla pelle della gente, dell'ambiente a Taranto. Capite? Quello è il mondo che non può più esistere. Si devono mettere un po' l'anima in pace. È successo che per 30, 40, 50 anni hanno potuto sopravvivere arricchendosi in maniera esagerata, no? per certi versi, e adesso devono farsi un po' da parte e capire che il mondo sta cambiando. E allora il contrario di tutto questo che cos'è? E nell'energia si vede benissimo, tant'è vero che il paradigma energetico è quello più complicato dal punto di vista tecnico, scientifico, ma più semplice dal punto di vista dell'applicazione, più semplice, perché basta fare il contrario di tutto questo. Che cos'è il contrario di tutto questo? Tanto non più monopolio, ma democrazia. È possibile fare la democrazia dell'energia? È possibile contrastare il modello lobbistico e monopolistico che fino adesso e ancora adesso esiste? Pensate che noi abbiamo la forza delle rinnovabili. Le rinnovabili per loro natura sono naturali e sono di tutti. Cioè sono di ognuno di noi. Ognuno di noi c'ha un pezzetto di sole. Ognuno di noi c'ha un pezzetto di vento. Ognuno di noi c'ha un po' di acqua, o no? Quindi è nostra, la rinnovabile è nostra. Ecco che noi non dobbiamo demandare ad altri che ci possano rappresentare in questo tema. Siamo noi, direttamente noi. E quindi il tema della partecipazione qui è il più forte di tutti, perché
solido, è concreto, è oggettivo, non so come, è fisico. Il mio pezzo di sole me lo gestisco io, il mio pezzo di vento, il mio pezzo di... E questo è un fatto importantissimo. E poi c'è il contrario dell'immobilizzo di grandi capitali. Chi se ne importa? Ogni volta c'è da fare investimenti di milioni di euro, no? Tutti in un punto, tutti in un unico punto, succedono delle cose strane, ma è evidente che succedono delle cose strane. Ho tanti soldi là. Qualcuno che cerca di gestire questi soldi, interessi di parte. Allora, invece di fare un intervento da 20 milioni, facciamone 40 da mezzo milione. Capite? Ecco quindi l'importanza della distribuzione e soprattutto l'importanza del territorio. Anche perché le politiche nazionali in tema energetico e ambientale hanno fallito da 20 anni a questa parte. Non ce ne fosse stata una che si fosse salvata delle conferenze delle parti. Una, due conferenze delle parti all'anno, per 20 anni 40 conferenze delle parti in giro per il mondo. Se non l'avessero fatte solamente di energia risparmiata con gli aerei, staremmo già meglio, capite? Perché poi vanno lì e che dicono? L'India e la Cina, il Giappone, l'Africa, gli Stati Uniti, il Canada, che se ne importa? Chi se ne importa? Non sono capaci, non possono farlo, perché c'è la contraddizione interna di monopoli grossi che influenzano le nazioni, è chiaro, no? Quindi allora che cosa bisogna ripartire dal territorio? Proprio in virtù della necessità di una ridistribuzione e di una, che poi significa soprattutto eliminazione della disuguaglianza. Siamo arrivati oggi al momento massimo della disuguaglianza, no? Non c'è bisogno di dirlo. Beh, ripartire dal territorio. Il territorio in grado di gestire se stesso. E allora sull'energia, paradossalmente a materia complicatissima, il discorso è molto semplice. Costituire delle comunità, e dobbiamo metterci d'accordo sul senso di comunità però, dell'energia. Io dico sempre nel libro Le comunità dell'energia, diciamo che è un refrain che continua a essere ripetuto, che se modifichiamo il modello energetico, modifichiamo la società. Perché cosa significa? Significa che ognuno di noi non è più chiamato, come è successo fino adesso, da 100 anni a questa parte, a consumare e basta energia. Sapete che noi consumiamo energia e basta? Però siamo dei consumatori buffi, se ci pensate. Siamo dei consumatori che non sanno quanto costa l'energia. E se non sappiamo il prezzo dell'energia, tranne quei pochi avvisati che si mettono lì a leggere una bolletta incomprensibile, non sappiamo anche il valore dell'energia, perché una cosa è il costo, il prezzo, una cosa è il valore di una cosa, no? Dobbiamo partire dal prezzo. E la nostra vita, l'energia è la nostra vita. E noi consideriamo la nostra vita senza un minimo di valore, senza un minimo di prezzo. Perché non sappiamo neanche cosa ci vendono, che tipo di energia ci danno. Come mai certe volte decidono di fare una cosa e poi decidono di fare un'altra cosa? Questo è che poi è il paradosso del consumismo, no? Che poi si è in qualche modo condensato nel discorso dei rifiuti. Il rifiuto fino a 100 anni fa non esisteva, adesso è tutto rifiuto, anzi c'era proprio la corsa al rifiuto, dell'usa e getta, tutte queste cose. Beh, che cosa dobbiamo fare per cambiare questo sistema? È un modello sociale e culturale, poi molto più ampio, molto più, che poi coinvolge tutto, poi coinvolge il paesaggio, i beni culturali, coinvolge l'economia, coinvolge qualsiasi forma. Che dobbiamo cambiare noi atteggiamento, non dobbiamo essere dei soli consumatori che si fidano di qualcuno che ci dà la nostra vita, perché ci siamo fidati sempre di questo qualcuno, perché pensavamo che facesse il nostro bene e avevamo accettato anche che si arricchisse, perché a fronte del nostro bene potevamo anche permettere che qualcuno si arricchisse su questa cosa nostra. E adesso invece dobbiamo cambiare, dobbiamo diventare noi stessi padroni della nostra vita. Che poi è il discorso che fa Bowman o che fa Turenne. Il superamento della depressione dovuta al fatto che quando non avremo più niente da consumare, che facciamo? Che non siamo abituati a fare altro? Che cosa faremo? Allora cominciamo a dire che non siamo dei consumatori, intanto siamo dei consumatori un po' più attenti,
e poi cominciamo a diventare dei produttori. C'è questo neologismo importante che si dice, che si incontra in questi anni, prosumers, cioè siamo dei produttori e dei consumatori, e dobbiamo essere produttori e consumatori insieme. E allora, rimandando naturalmente la discussione a dopo, c'è una cosa, due cose vorrei dire in conclusione. Che cos'è una comunità dell'energia? Cosa dovrebbe essere una comunità dell'energia? E perché è una cosa che si può fare oggi, neanche domani, oggi. La comunità dell'energia è non solo, ieri è stato in qualche modo accennato nella discussione di ieri sera, non è solamente individui che si riconoscono in un obiettivo comune e che per quell'obiettivo comune condividono gli atteggiamenti, che già va bene, perché attenzione, l'obiettivo può essere altissimo. Diceva Friedman che si possono realizzare anche le utopie, basta condividerle. Nel momento in cui condividi un'utopia, quella utopia diventa qualcosa, no? Di comune e quindi di raggiungibile, se non altro dal punto di vista dell'intendimento. Non basta questo, perché la comunità dell'energia non deve essere isolata. L'accezione di comunità spesso e volentieri dice: io mi metto da parte, mi metto con i miei amici, mi metto da una parte e faccio le cose che mi servono. Non è questa esattamente quello che intendiamo noi come comunità dell'energia. Quello è l'inizio, perché decido qui di rendere autonoma energeticamente Sant'Orso. Si può fare? Sì, si può fare. Decido qui che in questa sovranità energetica, si chiama così, sovranità energetica, è come la sovranità alimentare, è esattamente la stessa cosa, in questa sovranità energetica i cittadini devono partecipare, non ante operam, e lo stavo dicendo stamattina al nostro assessore, ma post operam, cioè che cosa c'è per il cittadino? Per carità, nel momento, la partecipazione significa tutto, significa anche discussione, approfondimento, quello che volete, ma nel caso dell'energia la partecipazione è